Buongiorno ragazzi e ragazze, siamo sul treno, guardate in che condizioni siamo, attaccatissimi con i panini. Siamo appena stati al supermercato della stazione, ci siamo presi due panini. Tomas ha preso questo che credo sia tipo caprese e io ho preso quello con il prosciutto crudo perché mi sembrava che non ci fosse tanto grasso, che io se no devo toglierlo. Invece questo mi sembra molto magro, quindi ho preso questo. Ero indecisa tra questo e la pizzetta con le würstel e poi ovviamente Coca Zero. Ho anche un'acqua nella valigia che ho portato da casa e poi come dessert ho preso questo, uno yogurt da bere con calcio e vitamina D. E qui c'è patatone che mi accompagna, sono molto contenta che mi accompagni. Cosa stai facendo? Stai guardando i video cretini che ti mandano i tuoi amici? Ah ok, tipo quello che mi hai mandato di Rose e Jack? Sì. Sì, ok. E basta sostanzialmente. Come sapete, se avete visto il vlog di ieri, stiamo andando a Milano per un evento appunto da Sephora. Purtroppo non ho potuto, perché mi hanno dato neanche 24 ore di preavviso, quindi non ho potuto avvisarvi né organizzare un incontro con voi, che mi dispiace non tanto, enormemente, lo sapete, ve l'ho detto anche ieri, però è andata così questa volta. Tra l'altro oggi mi sta andando tutto storto, allora io ho deciso che praticamente non voglio più lamentarmi, no? Allora sto cercando in tutti i modi di non lamentarmi, però oggi sta andando veramente tutto storto, compresa questa trasferta. Non sono riuscita a truccarmi, tra l'altro, anzi ho fatto la base, si vede che sono bianca, pallida, ho fatto la base ma non sono riuscita a mettere né ombretto né matite, niente, e quindi lo farò sul treno, però non in queste condizioni qua, no. Sto aspettando almeno, perché abbiamo un cambio a Mestre, quindi cambieremo il treno a Mestre e poi sul Freccia Rossa o Freccia Argento, non so che cosa sarà, mi truccherò lì, anche perché poi andiamo direttamente all'evento, non credo che riusciremo a passare in hotel. Qualcuno vuole dirmi qualcosa? Io invece incomincio subito con questa. Ah, ok. Buon appetito. E beh, giusto, scusa, è ora di pranzo. No, tu vai a pranzo quando? Sul lavoro mezzogiorno e mezza? Mezzogiorno e mezza, sì. 40. Siamo un po' in anticipo, adesso è mezzogiorno. No. Ma viaggiare mette fame. Ho già fame. Anch'io sinceramente non ho mangiato niente. Hai fatto colazione stamattina? Sì, il yogurt. Ah, Tomas oggi non ha dormito niente. Si è svegliato alle... Sì, lo yogurt. Bravo. Tomas si è svegliato alle 4 e qualcosa oggi. 4 e 3 quarti. Prima, alle 4 e 3 quarti si è alzato da letto, si è svegliato prima. Non ha fatto dormire neanche me, perché continuava a girarsi e rigirarsi. Continuava a dire che fa caldo, faceva tanto caldo. In realtà c'era una temperatura normalissima, tipo 20 gradi, anzi faceva anche fresco. E, però lui non è più riuscito a dormire e poi è andato in soggiorno, non lo so, praticamente dalle 5 alle 7 che doveva andare a lavorare non ha dormito. Quindi immagino che oggi sarai distrutto e tra un po' ti addormenterai. Benissimo. Siamo a Mestre, dobbiamo fare il cambio treno e dobbiamo andare al binario 6, qui c'è il 5. 5 è quello, il prossimo è nostro. Stiamo aspettando il nostro Frecciarossa. Pupetto, vuoi dirci due parole in inglese così ci insegni un po' di... facciamo un po' di momento cultura? Allora, come si dice... We are waiting for Frecciarossa. For? Frecciarossa. Oh, Frecciarossa. Oh, ok, ok. Oh, that's nice. E come si dice... andiamo a Milano. Andiams, credo. Andiams. Andiams, so abbiamo appurato. We Andiams. We Andiams. Oh, giusto. We Andiams. In Milans. In Milans. Oh, very nice, very nice. Thank you, thank you. Yeah, I know. I like this. You like your English lessons? Yeah, I know. Yeah, I like it. Sì, ci dica, professore, che cosa vuole dirci? That I like our conversation. You like our conversation? Yeah, our conversation. Our conversation? Yeah. In this perfect English. Yeah. In that English. Your English. Siamo arrivati a Milano, c'è un casino terribile, c'è un sacco di gente e qualcuno ha dormito per quasi tutto il tempo.
chissà chi. Vi do un indizio, non sono io. We came to Milan's. Oh, oh Milan's, oh yes. We came, le lezioni di inglese sono ricominciate. Tu hai dormito bene, sì? Immagino, non eri tanto comodo. No, ho dormito bene. Ah, sì, va bene. Fatto te. Adesso andiamo verso un taxi, prenderemo il taxi, poi andiamo un attimo in hotel, lasciamo la valigia, facciamo il check-in e dopodiché andiamo direttamente all'evento. Solita fila per i taxi, ma oggi non c'è tanta gente, quindi non aspetteremo tantissimo. E questa è la nostra stanza, niente di speciale, devo dire. Vi faccio un attimo, scusa, mi sono ricordata di fare il room tour. Questo è il bagno, molto molto piccolino, carino devo dire. Carino, ma molto piccolino. E voilà, e adesso invece andiamo subitissimo, subitissimo da Sephora, perché tra un po' inizia l'evento, sono molto contenta. E sì, la chiave l'abbiamo presa. Prendiamo la luce. Let's go. Io in realtà ho già fame. Vorrei andare a cena. Stavo pensando di andare da Rosso Pomodoro a mangiare la pizza stasera, che credo sia la cosa che più si avvicina alla vera pizza napoletana qua a Milano, che è quello che io amo, la pizza napoletana. Se abitassi a Napoli mangerei pizza ogni giorno. Io andrei in una trattoria. Una trattoria? Sì. Mangiare cosa? Pasta. Mangiare goulash, polenta. Goulash e polenta, lo mangi a Cortina oppure da noi, non so se qua. Ok, boh, allora bistecca di manzo. Bistecca di manzo? Sì. Boh, vediamo, dopo ci organizziamo questo. Oppure punto. Una Ljubljanska. Sì, la Ljubljanska, certo, i piatti sloveni a Milano, non ho dubbi, non ho dubbi. Siamo quasi arrivati. Che bello. Oh mio Dio, io ho paura quando lanciano sti cosi, mi fa una paura. No. Ci siamo quasi, lo vedo, c'è Sephora. C'è lo stylist già al lavoro. È lui. Appena termina glielo sbloccherei così. Anch'io voglio questi boccoli così, che poi diventano tutto un beach waves. Io le adoro le on. Anch'io. Solo che vedi, i miei sono così lisci che... Poi quando sono così non dovrai mai toccarli perché sono bagnati, sono caldi. Una volta che si asciugano li apri e viene fuori tutta l'onda. Quindi perché infatti, sennò l'aria torna liscia? Okay. Quando è caldo il capello si modella, quindi se mentre è caldo lo vai a toccare vai a spostare l'effetto che vai a creare. Infatti questa piega si chiama torsion perché creiamo le torsioni. Ok, torsion. È l'unica piega al mondo che con solo lo spazio dal collo riesce a fare l'onda, se no per l'onda ci vuole proprio il ferro. Tomas, ciao patato. Povero, si sta annoiando. No, in realtà lui è super simpatico con tutti e quindi sta ridendo tutto il tempo. E adesso stiamo provando un metodo nuovo per creare le onde da bagnati. Quindi voglio vedere se sarò capace. Il nostro professore preferito è venuto a dirci come si dice in inglese mi sto annoiando. I'm annoying myself. Ah, ecco. Annoying myself. Quando girerai i torsion, l'importante è che dovranno essere tutti girati allo stesso verso. Okay, quindi se giri orario, sempre così. Continuare. Quindi da una parte sono verso l'esterno, da una parte verso l'interno. Quando li apri sono dritti. Ok. Interessante. È una cosa importante. Perché così vengono le onde, se no vengono ricci. Ok. Inserisce la ciocca nel phon. Così si crea l'onda. E in questo modo, vedi, non vai ad arrivare col calore sulla radice. Quindi la radice rimane il volume naturale. Rimane il volume naturale e la punta all'onda.
quindi è proprio una roba che per questa piega è perfetta. E questo è il risultato finale? Onda è super voluminosa, tra l'altro, sono tipo una leonessa. Super super estive, naturali, mi piace che siano dritte alla fine sulle punte. Con le mani. Figo figo, mi piace tanto. Che carine tutte le cosine natalizie, sono bellissime. Ma questi sono pandori. Petting sand 75 euro, 85 euro, esatto, c'è. Cavolo. Ah, mappet, anche questo, 85, caro però, bellissimo. Cavolo. Però sono bellissimi. Guarda i pinguini, sì, i pinguini. Ok, è stata un'esperienza bellissima. Tutte le ragazze che sono venute, carinissime. Una ragazza mi ha portato anche tutto il disegno e tutto. Cioè, fantastica davvero, è stato bellissimo. Sono stata molto molto contenta perché è andata benissimo, ci siamo trovati super super bene. Beh, comunque Dyson come brand già lo conoscevo, già ci ho lavorato e lo sapete che uso solo praticamente quello come font, anzi solo quello, non praticamente. Quindi, però anche il ragazzo che mi ha fatto i capelli è stato carinissimo, è stato super 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 gentile e mi ha dato tanti consigli. Quindi adesso siamo invece alla ricerca di un ristorante che si dovrebbe chiamare Fresco Cimino e dovrebbe avere roba napoletana buona, quindi adesso stiamo cercando appunto questo ristorante, chissà se li troviamo. Il Duomo oggi è più bello del solito, la Madonnina, non avevo mai notato però tutti i vetri colorati, sono bellissimi e anche qui ci sono tutti i mercatini natalizi. Sono più belli questi che i nostri, credo. E poi e tutti quei glitter, cosa sono? Brillanti, diamanti, bellissimi. E poi non so che se Roma, visto, però la pubblicità della Versace. Vabbè, grazie, grazie per averci sottolineato questa cosa importantissima. Comunque il Duomo è bellissimo. E l'albero là? L'unico albero. Alberello. Sì, però il Duomo è stupendo. È stupendo, sì. Stupendo, la cosa più bella di Milano. E stiamo cercando questo ristorante. Allora, il Duomo, che è splendido, non l'ho mai visto così bello, non so perché, ma oggi mi sembra molto più bello con quest'albero di Natale così gigantesco. È la cosa più natalizia che esiste e con tutti questi mercatini è bellissimo. Sto quasi per dire che è molto più bello che a Trieste il tutto, però anche noi in Piazza Unità non è male, però qua è una meraviglia. È una piazza, meraviglia. La Piazza Unità è la più bella d'Italia. Ah, è la piazza nostra, la più bella d'Italia. Beh, siamo un po' di parte. Però quest'albero è gigantesco. Non ho mai visto un albero di Natale così grande. Non so se in videocamera si capisce la grandezza. Se l'albero vero o finto. Sai che credo dobbiamo andare di qua per andare nel ristorante? Perché sembra che sia qua dentro. Ci hanno consigliato questo ristorante Fresco e Cimino, con specialità napoletane e pizza. Pizza? No, è pizza, specialità napoletane e pizza, credo, spero. E dovrebbe essere qua. Vediamo se è vero. Sì, credo che siamo sulla via giusta, dobbiamo solo proseguire dritti. Oh, qui c'è Tiffany, vuoi farmi il regalo di Natale? Siamo nel posto giusto? Non so cos'è. Non sai cos'è Tiffany? No. Vergognati. Non ti parlo più, domani divorzio. Un patatone. Ti insegno io cos'è Tiffany, non ti preoccupare, entriamoci pure, tranquillo. Questi sono gioielli. Sì, è quell'anello che è identico a quello che mi hai comprato tu, ce l'hanno loro. Che tutti pensano che sia Tiffany il mio. Hanno lo stesso diamante con la stessa montatura. Il tuo è meglio del Tiffany. Lo so. Il mio è il più bello del mondo. Sì. E continuo sempre a guardarlo. Io ti ho regalato l'anello più bello di tutti. Eccolo qua. Che mi piace. No, non si vede. Se ne vedi, non so. Per mia moglie, che è la più bella del mondo. Oh, per tua moglie. Grazie, patatoncolo. Un patatone mio. No, un patatone. No, forse è proprio questo. No, gatto rosso. Wow! Oh là là! Ok, dovevamo tornare un po' indietro, l'abbiamo trovato, è questo. Con l'insegna verde. Fresco e Cimino. Ho fame! Ho mangiato un panino tutto il giorno oggi. Miam.
Siamo arrivati. Ed è arrivata la mia pizza con provolone, doc e prosciutto di Parma. Sto cercando di ricordare, basilico, pomodoro, che sennò era bianca, ma io l'ho presa rossa questa pizza. E Tomas invece ha preso, cosa hai preso? Zucchine, no. Cosa? Spaghetti con zucchine e formaggio. E formaggio. Anche tu hai quel provolone. Ok. Provolone, sì. E io poi ho preso un bicchiere di prosecco. E niente, buon appetito. Ma sono riuscita a finire la pizza e Tomas ha ordinato il secondo. Vogliamo far vedere che cosa hai ordinato, patatone? Una bistecca alla milanese. È giusto, siamo a Milano. Sembra giusto. Sapete che Tomas prende sempre le cose tipiche del posto dove siamo? Bisogna dire, in Olanda mangiavi cibo olandese, in America cibo americano. Giustamente a Milano si mangia la cotoletta alla milanese. Io ho mangiato pizza napoletana, ma era buona. Cosa ne dite, napoletani? Era decente come pizza? Secondo me assomigliava alla pizza di Napoli. Devo dire, dovrebbe essere un ristorante napoletano questo. Però adesso vedremo, fusion evidentemente, napoletano e milanese. Adesso vedremo la reazione, se la cotoletta alla milanese è buona o... Pronti per la prova? Pronti? Parto prima con un pomodorino. Ah, parti col pomodorino? Bene. Buono? Buono, bene. Ma vorrei perché vediamo. Tantana. Tantana. Promossa? E come dessert, notare che Tomas ha finito tutta la mega cotoletta, nemmeno la cameriera ci credeva, eppure lui ce l'ha fatta. E adesso ci mangiamo il dolce. Questa mangio è... Mangio anche il dolce. Certo, appunto, per questo. Beh, vabbè, non hai fatto colazione e hai mangiato un panino come me tutto il giorno, però... Per questo che c'era il trucco. Altrimenti non so se c'è. Ci hanno mangiato un yogurt. No yogurt, sì, lo so. Beh, e basta. Beh, comunque, questo è il nostro dolce ed è pan di Spagna al cioccolato ricoperto di Nutella con la panna. Sembra molto buono. Sono al montaggio del videovlog che abbiamo girato oggi e ho già finito di montarlo, mi manca soltanto aggiungere la fine di questo vlog che sto registrando in questo preciso istante. È sempre fortissimo pensare che voi vedrete questo video nel futuro, perché praticamente adesso è mercoledì sera, mercoledì sera, e voi invece vedrete, no, o giovedì. Mercoledì sera, ok? Sono dovuta andare a controllare e io non so mai quale giorno della settimana sia, e voi invece vedrete questo video domani, giovedì. È pazzesco, quindi voi siete nel futuro, adesso rendetevi conto. No, comunque stavo editando questo video, Tomas sta già dormendo, ecco perché sto parlando pianissimo, perché ero veramente distrutto. Io invece... Anch'io sono stanca, ma devo assolutamente finire il montaggio di questo video e sperare di riuscire a mandarlo online da questo hotel che ha una connessione wifi un po' così, diciamo. E se comunque mal che vada lo carico quando arriviamo a casa domani, perché alle 5 e qualcosa dovremo comunque essere a casa, quindi mal che vada proprio lo carico da casa domani, e comunque alle 5.30 sarà online. Alle 17.30 come al solito, sapete che se riesco li carico sempre alle 17.30 i video. Comunque questo video spero che vi sia piaciuto. So che ve lo ripeto sempre alla fine di ogni vlog, ma io onestamente non so mai se questi vlog vi piacciono oppure no, anche se poi vedo che comunque sono molto visti e mi dite, quando vi incontro anche oggi da Sephora, tutte le ragazze a cui ho chiesto quali sono i vostri video preferiti, quasi tutte mi rispondono vlog oppure video haul. E quindi insomma so che vi piacciono questi vlog, ma ogni volta quando li edito mi viene veramente il dubbio se vi piaceranno oppure no. Tipo questo vlog mi sembra talmente, non lo so, perché eravamo in viaggio per tutto il tempo, scomodissimi in treno, e poi non lo so, niente di che, non lo so, tipo odio questo video, cioè non lo so, spero davvero che vi piacciono. A volte penso che siano troppo noiosi e probabilmente sto blatterando dalla stanchezza, non lo so.
fatemi sapere come al solito sempre i vostri pareri e queste cose qua. Domani comunque l'idea è di alzarsi, fare colazione in hotel, andare al Duomo dove ci sono i mercatini di Natale e magari fare qualche fottina lì, perché hanno dato anche bellissimo tempo, quindi dovrebbe esserci il sole. E poi a 12:15 abbiamo già il treno per tornare a Trieste, abbiamo come al solito cambio a Mestre. E dopodiché andiamo appunto dritti dritti a casa. Comunque spero vi sia piaciuto questo video, anche se magari non ci sono stati tantissimi contenuti perché sono stata molto tempo all'evento e quindi abbiamo viaggiato per tipo 5 ore, quindi non lo so, abbiate pazienza se a volte sono tutta di fretta, non riesco a filmare quanto vorrei. Io vi mando un bacio enorme, vi ringrazio tantissimo perché sempre sempre grazie a voi se io sto vivendo praticamente il mio sogno e ho realizzato, insomma, il mio sogno più grande è trasformare la mia passione in un lavoro, quindi lo tengo sempre a mente che insomma lo devo a voi. E quindi bacio grandissimo e a domani con un nuovo video, ciao!